stand by, non è riuscito a portar via il pallone. Sissé con il tacco prova a liberare la propria tre quarti a Merighi con un doppio contrasto. Quindi la conclusione da parte di Calzone. Pronto a calciare a rientrare con il destro che spiove in area di rigore. Pavanello che prova a sfondare Saccomanni. Pavanello controlla in area, la sponda per il mancino tentato da Borgia. Passa sul primo avversario, non sul secondo, l'attaccante lettone. Ancora Mesars. Mesars col mancino. Tirelli da Izzo che poi non riesce a uscire palla a terra. Ancora Romano anticipato da Borgia. Quindi Calzone perde il contrasto al limite con Mesars. La conclusione da parte di Ferisai. Ashkambai, Bassanini sovrapposizione di Borgia che prova a restituire. Bassanini in area di rigore. Bassanini chiuso da Merighi. Numero 13, Beu che attacca la linea del Frosinone. Beu prova a penetrare in area di rigore. Beu prova il mancino. Pallone largo per Molignano. Voncina punta all'area di rigore. Voncina prova il destro. Si abbassa alla sua sinistra. Antolini respinge. Aromatico allargato a destra. Molignano va via nell'uno contro uno. Molignano area di rigore. Molignano va via a Cortesi. Molignano cerca punta Fortunato. Allarga bene a sinistra dove c'è Aromatico che può tornare a puntare Bruzzese. Prende l'interno. Aromatico tocco al limite. Rizzo con il destro e arriva il vantaggio del Frosinone. Non ci arriva Francesco Corriere al 17° della ripresa. Va avanti il Frosinone con il gol di Cristiano Rizzo. Sempre Cortesi, quindi buono il tocco di prima di Rizzo per Molignano. Zona tiro, Molignano cerca l'inserimento in area di rigore. Voncina, Voncina sul mancino, pallone che rimane lì. Arriva dall'altra parte Loris Fiorito che tocca da due passi dopo il tocco di Bernardo Bucci. 2-0 per il Frosinone che nel giro di 3 minuti segna due volte. Molignano che fa partire da quella parte Aromatico. Lo segue Capozzi. Aromatico prende il fondo. Aromatico, Aromatico, Corriere. Rincorsa corta di Capozzi che con il destro cerca il secondo palo dove scatta Beu. Lago Nigro da Fortunato in area di rigore. Movimento di Capozzi che cerca il destro sul secondo palo. Lago Nigro stra per Aromatico. Intelligente e preciso il tocco di prima per Molignano. Quindi Voncina, area di rigore, prova ad andare sul destro. Il tocco per Molignano che la prova. Corriere, Pozzi che prova a restituire. Fortunato prende il fondo, stavolta mette il pallone in mezzo per il colpo di testa di Lettieri. Ancora Merighi ma non si batte, la rimessa laterale perché arriva il triplice fischio di Musumeci che mette fine all'incontro. Vince il Frosinone 2-0 con i gol di Rizzo e Fiorito, a squadra di Gianni Chedda che si ritroverà dal 22 al 24 gennaio nel ritiro di Appiano Gentile, ritiro che poi verrà concluso con l'amichevole contro la Primavera dell'Inter. Io ringrazio Riccardo Manai ed Emanuele Arelimana per la regia. Da Adriano Berruti è tutto, un buon proseguimento di giornata. Siamo con mister Gianni Chedda, finisce insomma il primo raduro stagionale con questa amichevole con il Frosinone, è arrivata una sconfitta 2-0, anche se alla fine non è tanto il risultato quello che conta in queste partite qua, contava vedere insomma l'amalgama di squadra, vedere se si era formato il gruppo, qual è il suo punto di vista? Ma il giudizio è più che positivo, perché i ragazzi sono arrivati lunedì e in un giorno e mezzo abbiamo lavorato, abbiamo cercato di fare un buon gruppo, abbiamo cercato di chiamare i migliori che in questo momento si stanno mettendo in luce nel campionato nazionale dilettanti, e tra l'altro sono giocatori bravi che si sono messi a completa disposizione, per cui ringraziamento mio va a questi ragazzi che veramente si impegnano, ci tengono, e chiaramente il lavoro che facciamo noi come Lega è quello di metterli in mostra, perché noi speriamo che l'anno prossimo vadano a giocare tra i professionisti. Mister, adesso vi ritroverete a fine gennaio nel ritiro di Appiano Gentile, poi l'amichevole con l'Inter. Crede che il gruppo sia già questo formato, magari ci sono anche altri ragazzi da prendere in considerazione? No, ma la base è un po' più ampia perché, ripeto, le squadre della Lega Nazionale tanti fanno giocare giovani molto interessanti, per cui questa sicuramente è una buona base perché abbiamo dei giocatori veramente molto validi. Sicuramente contro l'Inter verranno altri ragazzi che si stanno mettendo in mostra nel campionato. Cioè, il nostro compito è quello di monitorare e cercare poi di fare queste amichevoli. A proposito, ringrazio il Frosinone Calcio che comunque ci ha ospitato, è stata un'amichevole bella, intensa, seria, e ci fa piacere perché è giusto che i nostri si confrontino anche con queste realtà. Grazie mille mister, grazie. Complimenti, in bocca al lupo allora per il prossimo raduno. Crepi, grazie.